Allora, Cyclex, prima proposta di questi 2 giorni che va a confermare quanto è stato già presentato a Rimini e poi all'IMD e quindi a confermare quello che è il grande slancio, il grande interesse che ha suscitato. Corsi di formazione quasi tutti pieni e adesso, come dicevo, si riprenderà finalmente. Ci sono anche alcune novità, quindi invito anche coloro che hanno già fatto i corsi, a parte che si rimane sempre molto aggiornati perché da parte della federazione c'è un aggiornamento costante e continuo, ma rimanere in contatto per... Aspetta, che nel frattempo devo recuperare, sto prendendo tempo, calma ragazzi, c'è la mia età, io devo fare tutto con calma, c'ho troppe tasche, non riesco. No, raccontaci la tua, che non sei stata ferma un attimo, ogni tanto lavorare non fa male, va bene, sei giovane, te lo puoi permettere. Allora, andiamo a vedere, no, questa è la rata del mutuo, non vi serve, andiamo a vedere che c'è un elenco qua. Allora, no, non è che non me le ricordi tutti, ma in parte. Oh, ce l'ho fatta. È un'ansia pazzesca. Allora, come prima vado a presentare tutto il palco di seguito e vi dico solo che arrivano un po' da tutte le regioni d'Italia, anche dall'estero. E quindi vanno ad accompagnare i nostri presenter Roz Asselin, Lorena Totero, Gioia Dalla Bruna, Rossella Pelo. Un grande applauso, molto bene. E poi oggi, perché domani ci sarà una seconda occasione con alcuni che accompagneranno nuovamente la nostra master per presentare questa attività, invece oggi sul palco abbiamo l'occasione di vedere questo bambino che io quando lo vedo vestito così mi sembra un bambino, cioè una cosa, lui ce lo può permettere perché ha le physique du rôle, sì, lì sei sempre anche alto, quindi va bene, ok, un grande applauso al nostro Mirko Leve! E poi... non le bastava essere master instructor di group cycling, no? Perché dici non so cosa fare, allora già che ci sono vado a creare questo programma. In realtà è proprio così, nel senso che l'artefice principale di questa proposta, e quindi mi permetto di dire anche l'artefice principale del successo di questa proposta, perché sicuramente è una persona con una capacità di coinvolgere, con un'energia, con un carisma veramente unico, e quindi siete assolutamente il frutto di questo successo e merita tutto l'applauso che riuscirete a regalarle la nostra Master Instructor Alice Ilam. Sono aperti adesso che canta. Eravamo preoccupati che non ci dessi voce, che insomma era un po' un casino. Come state? Wow! Siete fisici, siete vivi, vi vedo, vi tocco da lontano. Era ora. Stamattina quando siamo entrati qui abbiamo avuto un'emozione incredibile, vedere le bici piene ma anche soltanto le vuote quando siamo entrati, quindi è stato veramente bellissimo ed è emozionante per noi da due punti di vista. In primis perché insomma, è il primo grande rientro a un evento vero, pubblico, con fisicamente tutti voi presenti, e poi perché per noi è un... ritorno a presentare questa attività che è stata un po' penalizzata, come si suol dire, dal lockdown, perché abbiamo iniziato a introdurla poco prima e quindi poi abbiamo avuto un po' di difficoltà a portarla avanti nei prossimi mesi, ma siamo molto fiduciosi. Tra l'altro ci tengo a precisare che oggi siamo stati a presentare anche la nuova bike di Tecnogym, e se vi capita di salire oggi pomeriggio, domani sopra il ristorante della sala lecture c'è una saletta dedicata, Tecnogym mi potrà ampiamente insomma spiegare quanto parte diciamo della nuova bike si è orientata verso questa direzione, quindi siamo stati abbastanza bravi a anticipare quello che poi è stata la tendenza della bike numero 3, o forse insomma ci siamo incontrati, quindi una parte della nuova esperienza legata alla bike 3 sarà proprio legata alla disciplina fitness, o comunque più musicale, più diciamo libera da vincoli tecnici. Questo perché è un prodotto che incontra le esigenze proprio di una clientela che in quel momento preciso vuole divertirsi, allenarsi in modo diciamo globale, ma soprattutto per un attimo non pensare a niente se non alla musica e all'insegnante che davanti lo traina o la traina verso un obiettivo. Quindi ringrazio Tecnogym per questa opportunità di poter promuovere la nuova bike, che sarà presto in vendita, e vi consiglio di andare a visualizzarla proprio per capire
quanto effettivamente ci sia un legame tra le due realtà, quindi la fascia group cycle e la fascia cyclex o comunque fitness. Detto questo, io direi di partire con la nostra ride. Io vi spiego brevemente la parte tecnica, lascio a Mirko la spiegazione della parte teorica. Sapete che la parte tecnica non è poi così rilevante, però di fatto oggi abbiamo fatto un lavoro a circuito dove fondamentalmente, dando spazio ampio alla musica, ci siamo un po' concentrati con due brani, quindi due momenti di lavoro su ogni singolo blocco. Quindi due brani saranno un blocco. Questo vuol dire che io e Mirko ci alterneremo nella conduzione di un blocco. Questo vuol dire che cosa? Che ogni blocco ha a che fare con una parte, un gruppo muscolare o più gruppi muscolari, quindi upper body, lower body, core stability, e in base all'alternanza cercheremo proprio di darvi l'idea di un total body workout. Sarà piuttosto dinamico, l'aspetto, come avete visto, la locandina fondamentale è la musica, e per questo lascio la parola al mio amico DJ mancato, Valvassino, amico fantastico Mirko Leve, e vi auguro una bellissima esperienza. Grazie. Bene, la parte musicale, allora innanzitutto il mood di questa ride, il tema di questa ride è un mood fun, quindi abbiamo voluto curare volutamente quello che era la parte musicale, rifacendoci a quella che era un po' la storia di questo posto per ciò che riguarda l'indoor cycling. Quindi siamo partiti dal 97-98 fino ad arrivare al 2020. Go! Bene, quando volete, eh? Light position. Petto aperto, schiena lunga. E si va. Yes! 1998, partiamo da qui, eh? La storia di questo posto per l'indoor cycling, quindi da quello che era qualcosa di diverso a quello che oggi è il cyclex. Se vuoi chiudi solo un po', poco, eh. Andiamo a scaldare un po', la parte superiore del corpo, eh. Si chiama bounce, sono piccoli piegamenti, eh. Aspetta, aspetta. In the world, never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare anytime, anywhere. Ci proviamo insieme? Sì. Punching, jumping, bounce, piccoli. Hey, hey. Bravi. Sì. Go. Gommi verso il basso, facile, piccolo, 4, 3, 2, just right. Facile, no? Lo rifacciamo? Di qua? Cristian, lo rifacciamo? Anche se il tuo format è diverso, come prima, se vuoi quel piccolo incremento in più, ma per acquisire controllo. Four, three, two, bounce, hey, molto bene, bravo, piccoli, sì. Ancora. Oh. Facile, facile, siete molto belli da qui, gli ultimi. Le ragazze, fa. Ok, molto bene. 4, 3, 2,
Just Ride. Inizia ad aumentare il carico in funzione del ritmo che si acquieta, come se si calmasse un po'. Questo brano mi ricorda una cosa in particolare. Quando ho fatto 18 anni, esattamente 18, sono andata al primo negozio di musica che ho incontrato per strada ed ho comprato questo singolo di cui mi ero follemente innamorata. E non poteva mancare nella nostra playlist di oggi. Adatta il carico fino a sentire la voglia di lasciare la sella. Per la prima volta inizia a gestire piccoli tratti fuori sella. Le mani scivoleranno in posizione power. Avrai pochi secondi, pochi istanti per attivare il tuo cuore, per lasciare che le gambe comincino a parlare. E allora se te la senti, adatta in senso orario, stringi. Vieni, andiamo. E inizia a attivare l'addome, l'ombelico nella pancia, la schiena lunga e guarda avanti senza guardare il manubrio. Gli occhi al cielo, aperto al mondo. Il tempo di sentire il cuore lavorare, poi ti siedi per accogliere un nuovo momento in sella. Piacevole e leggero. Sella. Oh, lascia le mani wide. Ci hai preso. Forza di, eh. Adatta il carico di nuovo. Prova ad avvicinarti piano piano al concetto di forza. No, vabbè. Nonno Piero, mi fai piangere. Sta attento, Numero uno. Secondo tentativo, seconda esigenza. Adatta il carico, guarda avanti, pronti a volare. Feel the music. Non sono secondi, sono battute musicali che scorrono. Torna in sella, vai a fare focus nuovamente sulle braccia. Trasforma l'agilità in forza. Ok, aumenta un po' la resistenza, eh. Com'è? White position. Bravi. Sì, apro. Sto lì. Andiamo su. Standing, vieni. Side to side, eh. Sposta. Yes! Siamo arrivati già al 2000, eh? Lì aveva 20 anni, no, 19. Standing push, due tempi, quattro, occhio. Sì! One! Sì! Hey! Sì! Facile! Facile! Quattro, tre, due, singoli, hey, sì, hey, just right, rimani qui, rimani qui, side to side, stai lì. Secondo me, Peppe, puoi darci ancora più dentro con la musica. Ci riproviamo? Occhio!
Arriva, arriva. Cambiamo anno? Cambiamo anno? Are you ready? Standing push. 4, 3, 2. Let's go. Hey, sì. Come prima, Sì. Hey. Ancora. 1, sì. Hop. 4, 3, 2. Just right. Ottimo. Lo rifaccio, Lo rifaccio. Oh, troppi fotografi, calma. Arriva, arriva. Come prima, One beat singolo. Mi preparo. 4, 3, 2. Andiamo. Hey. Sì, sì. Andiamo fino alla fine, Yes! Ancora! Non mollare, non mollare, non mollare! Sì! Gli ultimi! 8, 7, 6, 4. Siediti! E senza pensarci troppo, continuo a focalizzarti sulla parte alta. Abbiamo detto ogni blocco, due brani. Da qui. Vieni. Beh! Biceps curl! Lo facciamo in due tempi. And up, 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 up. Se necessario, ferma le gambe. Non c'è connessione, non ce n'è bisogno. Devi solo seguire il ritmo fluido della musica. E questa volta passa alle spalle. Da qui. Vieni. Up. Set. E proveremo a unire le due cose, forse complicando un po' l'intensità. 4, 3, 2, rilassa un attimo, sciogli entrambe le cose. Da qui, vieni, hey, down and up. Biceps and shoulders down, up and down, up. Ti fermi qui, piccoli, piccoli, piccoli. Lo ripeto 3 volte. Biceps and shoulders, clean and press. 8, 7, 6, 5, 4. Are you ready? In 4, 3, 2, up! Yeah! Quindici secondi netti. Vieni ancora, lo so che è intenso, resisti. Four, three, two, watch out. Qua, isometrico. Apri bene le spalle, avvicina le scapole. Mantieni. Le gambe anche ferme serenamente. Piccoli, ruoto. Down, up, last round. 8, 4, 3, 2, out. Sì.
seconds. 4, 3, 2, just ride. Hop. Oh, muy bien. Riprendiamo a pedalare. Resistenza media. White position. Giungo. Vado via. Corro. Adesso è facile. Lo so. Ritmo. Bravi. Jump. Due tempi, eh. Facili, facili. Vi preparo? 4, 3, 2, go! 1, 2, sì, sì. Sì, sì. Hey, hey. Ancora. L'ultimo, stai qui. Oh, io scendo così, recupero un po'. 4 tempi, li rifacciamo? Come vanno le gambe? Torna sul ritmo. 4 tempi. Andiamo, vieni. Sì, 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 ancora, 1, 2, yes, sì, sì, ehi, hey. Sì, solo uno, siediti, siediti, bravi. Era facile, vero? Possiamo aumentare l'intensità, eh? Vi preparo. 8 tempi facili, eh? Fai focus sulle tue gambe. Quattro, tre, due, 8 tempi. Sì! Sì! Sì, sì, sì! Cambia! Rimani qui! Run! Tienilo, tienilo! Piccolo! So che puoi! Sì! 4, 3, 2, siediti. Oh. Secondo momento di focus sulle gambe. Le braccia in questo momento sono soltanto un punto di riferimento per l'equilibrio. La tensione va sulla parte bassa del tuo corpo. Stringi. Tutta l'energia che hai. 5 colpi di pedale in più rispetto al primo side to side di oggi. Decisamente più intenso. Adatta il carico, quando vuoi ti alzi sui pedali, trovi la giusta resistenza. Lo stesso jump lo realizzi in side to side, alternando sella e fuori sella, stessa cosa dedicandoci alla forza. Le mani scivolano in power. Il carico sale un filo. Sella! Sali! Yep! Sì! Ci riprovi! Sì! Scendi e resta. Facile, ma non troppo.
e adesso cambia qualcosa. Il fuoco sono sempre le gambe, ma cambia la tecnica di riferimento. Sfioro, salgo, standing. Le stesse battute musicali, ma fletto e stendo. Non certo solo le braccia, ma tronco e gambe. Are you ready? In 4, 3, 2, 1. Up. Hey. Sì. Oh. L'ultimo resta su, accento la spinta, gambe che bruciano più che mai. In 4, in 3, in 2, in sella, down, 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 up, down, up, resta, low, 4 beats, 4, 3, 2, up, 4, 3, 2, up, da soli, just right. Oh, molla un po' la resistenza, eh. Siamo al 2005 già, eh. Di nuovo jog. Però stavolta lavoriamo sul core stability. Stai lì. Ritmo. Yep. Molto bene. Com'è, com'è? Siete pronti? Lo facciamo? Ok, power run, sì, tap back, are you ready, 4, 3, 2, 1, sì, yeah. Ancora, 8, sì, sì, 4, 3, 2, siediti! Lo rifaccio, no? Lo facciamo? Lo facciamo? 4, 3, 2, power run! Occhi al tap back, eh? Parto da dietro! Sì, sì, sì! Go, 1, 2, hey, bravi, 4, 3, 2, siediti. Power run, sì, sì, adesso siete bravi, eh, allunghiamolo un po'. Stand back! Yes! Tieni l'addome! Tienilo! Ancora! Sì, sì! Io andrei avanti all'infinito! Vai, vai! Fino alla fine! Gli ultimi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, siediti. Il focus rimane il core stability. Clap your hands to the air. Non sento. Sì,
5 colpi di pedale in più quasi rispetto al primo side to side. Lavoro decisamente potente in Queens. Add on, carico, sto per alzarmi le mani, restano qua, sto per isolare la parte alta dalla parte bassa, il focus diventa l'ombelico. Everybody, one, two, stringi, sali, body control, isola la parte alta, isola, rallenta le tue gambe, la forza della resistenza è tutta, resisti ancora, no, 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 nessuna velocità, nessun ritmo eccessivo. In 4, in 3, ti siedi, allenti leggermente. Occhio che si riparte. Secondo blocco. Solo che questa volta parti da in piedi. Non appena te la senti, lascia la sella. Stringi, stringi, body control. Di mezzo se vuoi, rallenta. Isola la parte alta. Come se fossi squat. Gomiti bassi, addome attivo. Tutta l'energia che hai, quanti più watt possibili. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, resta lì. Resta lì. Resta lì. Terzo giro. Terzo giro. Ogni volta più intenso. Chiudi gli occhi, lasciati andare. Preparati a volare. Focus on core. Non rilassare l'addome. I step. Stringo. 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 Isolo. Qua. Terzo e ultimo round. Congela la parte alta. Il ritmo lo determini tu, le spalle aperte. 10 seconds to go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sì. Oh, bene. Prendiamo i dumbbells. Possiamo prenderne uno o due, eh? Lavoriamo sui tricipiti, quindi vado su, eh? Quindi decidi o entrambi o uno solo, eh? Andiamo? Occhio, vieni. Sì, sì. Ah, hey. Sì. Facile. Spingo. Hop. Sì. Sì. 4, 3, 2. Vieni giù. Vai in appoggio, gambe ferme. Vado in appoggio, Gomito, vado su. 4, 3, 2, andiamo. Sì, 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 bravi. Ancora, sì, sì. 4, 2, cambia, occhio. Lo rifaccio, 4, 3, 2, andiamo. Sì. Sì, sì, ancora, sì, 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 bravo. Stop, torno su, lo rifaccio da capo. 4, 3, 2, andiamo. 1, 2, sì, sì. Sì, ancora, oh. Sì, 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 ottimo, stop, cambia, torna lì, mi preparo come prima, 4, 3, 2, let's go, 1, sì, sì,
ottimo. Spingi. Sì. Sì. 4, 3, 2, cambio. Occhio, vado subito, 4, 3, 2, via. Sì. Vai, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torna su, ultima volta, solo qui, 4, 3, fino alla fine, andiamo, 1, 2, 3, 4, sì, bravi, gli ultimi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Riprendi subito il contatto con la sella, le mani scivolano in light position. Questa volta andiamo a cercare una velocità un pochino più intensa. Come potete immaginare, se avete capito come funziona il gioco, il focus sono sempre le braccia. Entra nel ritmo. Quando sei partito oggi, hai sperimentato l'attivazione, in particolare dei tricipiti, con la tecnica chiamata bounce, che altro non è che un riscaldamento. Adesso cercala più intensamente. Push down, da qui, vieni. Questa volta non è l'attivazione, è una vera e propria spinta. In 8, in 7, in 6, in 5, in 4, 3, stop, gambe. La prima parte la facciamo in sella, in modo da diventare sempre più confident con questa tecnica. Mao, se puoi spingere un po' il volume meglio. Mao. 3, 2, 1, vieni. Stessa durata, stessa intensità. In 8. In 4. Chiudi gli occhi, lasciati andare. Il ritmo si intensifica. E piano piano provi a lasciare la sella. Lo so che non è facile, ma unisci l'equilibrio e la forza delle gambe alla spinta delle braccia. Siamo in grado o no? Non ho capito. Le mani in wide. Sto per lasciare la sella, sperimentare un power run ad alta intensità. Sfiora, vieni. Oh! Non bastano le gambe a fare forza, a darci equilibrio. Unisci l'upper body. Push down. Lo so che dura. Just ride. Ready to start. Secondo e ultimo round. 4, 3. Power run first out. Pectoral. Guardami. Yes. Unisci le due cose. Down. Oh. Just right. Io vado, torno poi, torno più tardi. Chiudi un po'. Come state? Come state? Paola lì, come va?
andiamo! Vieni, vieni! Side to side! Usala quella resistenza, eh! Non aver paura! Side to side! 4, 3, 2, mi siedo! Chiudo un po'! Usa la resistenza, adesso vedrai perché! Due click fanno un livello, eh! Spingo! Le gambe bruciano? No, allora posso chiudere un po', eh! Preparati! Occhio ad aprire un po'! E poi proveremo ad aumentare la cadenza, eh! Occhio! Prova ad avvicinarti a quelle 128 pedalate! Apri un po'! Via! Spingo, spingo! Vai, 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 aumenta, aumenta! 4, 3, 2, torna lì, chiudi un po', vieni, 4, 3, 2, vieni su, stendi. Siamo già arrivati al 2011, eh? Reclamano! Così. 4, 3, 2, siediti, chiudi come prima, eh? Si chiama double the beat. Come prima, eh? Stai qui! Rimani qui! Incrementa un po'! Vai che vado, aumentano, eh! Vai che vado, aumentano! Mi preparo! Mi preparo! Apri un po'! 4, 3, 2, aumenta! Vai! Guarda la tua console, guarda gli RPM! 4, 3, 2, torna lì! Torna lì, stai qui! Lo rifacciamo una volta, eh! Chiudo un po'! Una sola volta, promesso, eccola, apro un po', via, aumenta, esci, 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 sì, 4, 3, 2, stop, chiudi, vieni con me, adatto il carico, senza pensarci troppo, vieni con me, prova ad unire due cose, la tecnica che hai affrontato prima, che dove flettevi e stendevi tronco e gambe piccola e alta, ad un po' di core stability, quindi unisci il tap back in side to side a quelle spinte verso il basso, close your eyes. Resta lì, accento la spinta da una gamba all'altra, left, right, left, right, e quando te lo chiedo come hai fatto prima in agilità, adesso sulla forza, le anche ti spingono indietro, le mani in power, due tempi, sfiora, vieni, back, torna, scivola. Fallo senza guardare, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Dietro. È la musica a dirti come e quando. Resta lì. 15 secondi a riparti. Questa volta fletti e stendi. Nella musica dell'emozione, l'energia,
quattro tempi musicali che ho già sperimentato prima. Diventi piccola, diventi alta. Chiudi leggermente il carico, catena ciliegina posteriore. Vieni. Da soli. Gambe. Up, to back. Unisci le due cose senza sosta. Il cuore sale. Scivola, rientra. Scivola, rientra. Da soli. Da soli. Già sai cosa farai. Low. Set. Stop. Resto. Agile. Molla un po', Tocca a te ancora. Vado, vai tu? No, vai, vai. Vai così. Mantieni il focus sul tap back. Solo che questa volta proviamo a complicare un po' le cose. Le mani ai lati del manubrio. Respiro, resta lì. Unisco il jump, il tap back e provo ad un certo punto ad unire anche le braccia. Inizia ad essere un lavoro di total body workout a tutti gli effetti. Il focus rimane l'addome. Proverai a lasciare la sella, ripartirai da ciò che conosci e poi complicherai le cose. Sfiora, adatta il carico, sali, power run, già sai. Da qui! Sei pronto a volare. Due tempi musicali, non uno. Due. One, two. One, two. Yes! Sella. Jump in two. Cambia la musica, cambia la melodia, adatta il carico. Lo so che dura, vuole esserlo. Jump in two. Four, three, two, come on. Complico le cose. Unisco tutto quello che conosco fino a diventare estremamente intenso. Jump and tap. Sto per scivolare in power, ripartire da lì. Power, sali. Ready? Tap. One, two. Yes! E complico le cose! Ready? Push! Down! 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 Total body workout! 7, 6, 5, 4, 3, 2, just ride. Ah, possiamo chiudere un po', Andiamo. White position, bevi un po', stai lì. Però, vieni subito, sali, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vai, Ross. Piccolo incremento. Sì. Petto aperto.
Sorriso, non mi vedo. Sorriso. Sì. Chiudo. Sì. Sì. Occhio, ti ricordi prima? Body control. Preparati. Body control. 4, 3, 2. Body control. Tienilo lì, tienilo lì. Oh, il sorriso, Scendi un po'. Stai lì. Liberi. Incrementa. Chiudi un po'. Sì. Proviamo qualcos'altro. Dei veri e propri affondi laterali, Chiudo. Togli un po' di resistenza in più. Fai salire come va. 4, 3, 2, di mezza, affonda da una parte all'altra. Spingi, spingi, spingi. Ancora. Quattro, tre, due, liberi, apri un po', power run, andiamo, sì, oh non mi sento ci siete, sì, ci siete, ci siete, sì, 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 sì. 4, 3, 2, siediti. No, vai. Apro il body. Tieni, prendi questi, sono i miei. Anti-Covid. Body control. Vai, che poi facciamo quella parte lì, dai. Ok, apri bene le spalle. Terzo ed ultimo blocco di upper body, lo voglio semplice, tocca tra di loro i pesetti, apri, avvicina le scapole, ok, allontana di nuovo, bam. La massima semplicità di azione, e adesso prova a incrociare, guardami. L'addome assolutamente attivo, di nuovo, battiti tra di loro, vieni. Apro, chiudo, petto, qua. Incrocio, vieni. È decisamente facile per lasciare spazio all'intensità successivamente. Toccali, vieni. Fao, fao, fao. Incrocia. Rilassa un attimo. Sciogli. Prova adesso a pensare al piano sagittale. Un minuto di massima intensità, sono solo cazzotti. Lascio la parola al mio collega. Andiamo, vado in guardia. 4, 3, fino alla fine. Go. 1, 2, 3. Distendi. Sì. 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 Hop. Sì. Hey. 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 Sì. Continua. Hop. Non mollare. Sì. Bravi. Vai. Sì. Sì. Ottimo! Quattro, tre, due, stop! Bevi un po', bevi. Fa caldino, almeno qui. Oh no, io non dico niente se non
siete voi a partire, eh? Che fate? Bravi! Oh! Andiamo! Oh, no. Tanto non servono più, mi sa, eh? Side to side! Resistenza! Due tempi, standing and push! One, two, three, go! One, oh! Hey, hey! Sì, sì! Sì, sì! Singoli! Yes! Sorriso, Sorriso! 4, 3, 2, just ride! Singoli, singoli, Come prima! In 4, in 3, in 2, let's go! Hop. Molto bene! Sono bellini, eh? Vai lì! 4, 3, 2, just right, stai qui! Side to side, facile! Adesso cambiamo un po', eh? Apro i gomiti e lavoro sul petto, eh? Sempre singoli, eh? 4, 3, 2, pectoral push. Oh. Hey. Bravi! Sì! Ancora! So che puoi, so che puoi! So che puoi! So che puoi! 4, 3, 2, side to side. No, no, stai su, stai su, stai su, stai su. Stai su, ultimo giro! Ultimo giro! Occhio! Andiamo! Sì! Hey! 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 4, 3, 2, resta lì! Si resta lì? Dillo prima, no? Resta lì. Allenta un po' di resistenza. Resta lì. Peppe, fai quello che puoi. Tutto ciò che puoi. Adesso fate finta che io e Mirko si venga a pedalare lì con voi. Lo faremo anche, ma non possiamo. Ma no, io lo faccio. Ok, mettiti qualche mascherina. Close your eyes. That was till you came. Feel out. The beat. You said hola, hola. Experience. Don't remember anymore. Vivi l'esperienza così com'è, senza bisogno di guardare me. Ma se vuoi, sai cosa fare. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi, senza dire una parola. Non mi capirai mai, né domani né ora. Chiudi gli occhi, un po' di voce, vai. Vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai? Se te la senti, se. Facevo delle pause lunghe una volta, yeah. Ma ridere e ascoltarti per ore non mi basta. Ballavi latinoamericano una volta. Le cose semplici. Il tempo come quando c'è casino ad una festa. Just Ryan. Centrale lì, addome attivo, sguardo al cielo, sguardo al cielo,
Mi apro. Just right, just right. Hands in power. E se tutto il corpo ti chiedesse di attivarsi, tu che faresti? Chi ti ha detto che ci sono solo le gambe in azione? Chi te l'ha detto? Feel the music with your body. E mi tiravi su con dei film stupidi senza dire una parola. Non mi capirai mai né domani né ora. E tu preferivi la TV per starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino? Solo gambe. Hola. Torna in sella. Chiudi un po'. Siamo arrivati 2020. Chiudi. Siamo qui di nuovo qui tutti insieme. Siamo ancora qui più forti di prima. Side to side. Torna giù, siediti. Come prima, come prima. Vi voglio vedere lì, spingere. Chiudi ancora. Spingi. Prova ad aumentare. Molla un po'. 4 3. Aumenta! Vai! Sì, 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 sì! Sì! Vieni! Side to side! Vai! Second chance! Tutta l'energia che hai, non ti voglio vedere composto! No! Left right! Le mani su! Forget about the rest! Just right! Chiudi gli occhi, mantieni il carico. Sto per sedermi, sto per allungare il passo. Semplicemente più allungo. Ok, group cycling. Cyclex. Accentua. Gestiscilo. Gestiscilo. Back to settle. Abbiamo decisamente bisogno di voi. Carico come vuoi. Medio, medio alto. Quasi scarico. Ma tieni sempre un po', adatta e inizia a volare. Lentamente esci dal coro, in 4, in 3, piccolo paradiso, come on the beach. Seconds to go. Quattro. Due. Uno. E allora ciao, come sta la tua città? Volevo dedicare questo brano
a tutti coloro che anche a casa ci hanno tenuto compagnia durante questo periodo che vorremmo cancellare ma che ancora abbiamo sulla faccia. Grazie ragazzi di essere stati bravi sia come insegnanti sia come semplici riders a mantenere viva la passione anche a casa. Però adesso siamo orgogliosissimi di dirvi andrà tutto bene. Andiamo! Per poi dire andrà tutto bene. Quando qualche mese fa ci domandavamo se saremmo stati qui, oggi incrociavamo le dita ascoltando questo brano. E così è, in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Non possiamo finirla così, eh? No? No, 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 no. Fuori sella? Ah sì, dai. Ma sì. Ma sì. Dov'è Venturi? Ma dai, su. Dov'è Venturi? Venturi? Siamo no, no, non c'è, sono, so non che c'è. Non c'è, so che non a meno male. C'è. Quindi possiamo farlo. Un grande urlo! Anzi, addirittura farei un power run. Ah sì, certo. Andiamo! Power run! Siete stati grandiosi. Grazie a tutti. Wow. I miei anelli ringraziano. Sì, sì, lo so. Ah. Mi hanno scritto. Ragazzi, per un attimo ritrovate l'aspetto un po' di esperienza, di energia. Continuate a muovere le gambe se ne sentite il bisogno per ovvi motivi. Poi, quando vi sentite bene davvero, quando avete deciso che la vostra ride si conclude, fermate le gambe, fermatele, salgo sui pedali. Petto fuori, spalle aperte, gomiti bassi. Mezzo colpo di pedale in avanti, resta lì. Addome attivo, ombelico di nuovo nella pancia. Scivola con le mani in power, allunga la schiena, esci dalla sella. Sali, avvicina le anche al manubrio. Mezzo colpo di pedale in avanti, torna giù. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's Sally. A way, and I know that I have to go away. I know I have Sella. To go. Stacca i piedi dei pedali, molto semplice lo stretching. Per favore ragazzi, tutti dalla stessa parte, in modo da non fare assembramento. Ottimo. Afferro il collo del piede, spingo il piede contro la mano. Appena potete poi vi rimettete la vostra fantastica mascherina, adorata. Cambio. Divarica le gambe alla stessa ampiezza delle spalle. Mirko, a te l'ultimo respiro. A
Alice Ilam, Mirko Leve e i ragazzi del Cyclex Team. Ross. Ross, no. Allora, Ross. Joe, no. Domani ci abbiamo due Silvia invece. E Lorena. Allora, ci stanno guardando da lì. Ci siamo. Ok. Ali. Vai. Sì, passa di qua, passa. Ok. Allora, abbiamo scoperto nelle nostre trasmissioni del mercoledì sera che tu hai iniziato quando avevi 18 anni, sì, già come istruttrice. Sì. Oggi ritorni 2020, porti qui tra noi quanto più di innovativo esiste nel mondo del fitness, giusto? Dai, nel mondo del cycling forse sì. Sì, nel mondo del cycling, appunto, sempre legata a una bike. Sì. La domanda è semplicissima, ma quanto ti piace pedalare? E soprattutto perché? Mi piace da morire, mi piaceva diciamo 18 anni fa, anche qualcosa in più, mi piace tantissimo adesso. Devo dire che mi diverto moltissimo con questa nuova disciplina e mi ha ridato tanta energia, perché la prima cosa che mi ha colpito tanto tempo fa e adesso è proprio il binomio della musica, la fatica, l'espressione delle proprie emozioni e l'idea di poter costruirci addirittura un profilo di allenamento sopra, per me era una cosa incredibile. Insomma, la musica che spaziava quindi rispetto alle discipline di fitness più tradizionali era varia, quindi si passava da ritmi insomma più lenti a ritmi più veloci in modo così continuo e senza interruzione alcuna. Ok, Mirko. Sì, ecco. Dimmi la verità anche tu, ma quando Alice ti ha detto perché non viene a fare Cyclex? Adesso non so se lo ha detto in questi termini. No, tu cosa hai pensato? Perché Mirko, lo sappiamo tutti, è un bravissimo istruttore, trainer, national team, group cycling, anche tu. Cosa hai pensato? Allora, non sono stati questi termini, nel senso che il tutto è nato un po' per caso, perché innanzitutto già il nome non era quello, meglio non aveva un nome per noi questa attività. Quindi da un viaggio a Londra, dove eravamo andati per appunto per vedere un po' quali erano le tendenze del momento proprio lì in una città diversa dai nostri canoni, insomma, che comunque fa comunque tendenza sotto anche per ciò che riguarda il fitness. Insomma, lì mi sono trovato, ma quasi involontariamente, a prendere questa strada. Poi devo dire che nella prima vera esperienza, che è stata quella di Rimini Wellness del 2019, parlo di esperienza proprio in pubblico, effettivamente ho visto che la cosa era allenante, divertente, la sentivo anche mia e da lì la cosa è partita in maniera naturale. Così, sì. Ok. Alice, io girando un po' qui nel parterre ho visto nonno Piero. Sì, c'è da qualche parte. Sì, c'è. Gli ho anche fatto una foto. Sì. A questo mi ricollego perché tu sei un'istruttrice che ha un seguito molto molto legato a te nel tempo, no? Cioè tu hai qui oggi, lo dimostra l'esempio di nonno Piero, i rider che ti seguono da quando tu avevi 18 anni, vero? Cosa vuoi dire ai tuoi rider? Allora, intanto volevo dare un abbraccio a nonno Piero, che è venuto appositamente per che non ha avuto un periodo di salute facile, non è stato tanto bene, e poi invece si è rimesso in piedi con le sue forze. Nonno Piero, per chi non lo conoscesse, ha più di 80 anni, quindi è il mio allievo storico, nonché il mio nonno putativo. Non ho più il mio nonno vero, ma ho un nonno Piero che equivale esattamente al mio nonno Vittorio. E quindi quando l'ho visto lì, anche per mezz'ora, fare Cyclex, che voglio dire è l'esempio del trend più giovanile, della generazione Z, vedere delle generazioni a confronto, quindi i ragazzini e nonno, per me è stato un po' la più grande soddisfazione che potessi avere in tutti questi anni di lavoro, che mi hanno dato proprio la carica per poter andare avanti in questa ora insieme, e sicuramente mi daranno la carica per andare avanti. Quindi grazie a nonno Piero e grazie a tutte quelle persone che, nonostante gli anni passino, rimangono sempre legate a noi, a questo movimento. Ma non è dovuto a me, è dovuto alla community, a Group Cycling, ai SAIF. Mirko, tu ti occupi anche di social nelle, sì, varie cose che tu fai per, sì, chiaramente mi sembra il nostro movimento. Di averti visto in giro per i nostri canali. Sì, mi sembra. Vorrei sapere, per l'istruttore di oggi, secondo te, quanto è importante essere social? Allora, direi che per ciò che riguarda
il momento attuale, ma non parlo, cioè parlo proprio della nostro, del nostro periodo. Secondo me, non dico che sia fondamentale, ma posso con sicurezza dico che è molto importante. Molto importante più che altro perché è un nuovo modo di fare marketing, se vogliamo dirla così, nel senso che tutti i maggiori brand, maggiori club nel mondo hanno la loro pagina con i loro istruttori, con la loro immagine, è giustamente un modo di vendere tra virgolette l'immagine dell'istruttore, ma anche il brand che poi è legato all'istruttore stesso. Da quel punto di vista poi c'è anche il punto di vista personale, che può essere un modo per farsi pubblicità, per fidelizzare quelli che sono personal branding, sì, praticamente. Quelli che sono eventuali contatti, clienti, eccetera eccetera. Bene, io vi lascerei andare, due domande a testa come per tutti gli altri. Grazie. Quindi siete liberi, rompiamo le fila, divertitevi. Grazie a tutti, grazie per la possibilità. Grazie a tutti. E ciao a tutti, ci vediamo dopo. Grazie per questa esperienza. Ciao, grazie. Grazie, ciao ragazzi. Grazie.